intollerabili. Così il ministro per l'integrazione Cécile Kyenge ha bollato i continui e reiterati attacchi da parte di esponenti della Lega Nord nei suoi confronti. La misura è colma e la Kyenge, fautrice da sempre della politica del dialogo, ha chiesto ora a Roberto Maroni di dare un segnale chiaro ai militanti e dirigenti del partito per far cessare questi atteggiamenti che ha definito non consoni. Faccio un appello anche al leader della Lega, in seguito anche agli ultimi avvenimenti, in seguito anche a ciò che è avvenuto negli ultimi giorni, di poter pronunciarsi, avere una dichiarazione forte su quello che è successo, in vista anche della mia presenza all'incontro che sarà a Milano Marittima. In mancanza di questo, credo che anche la mia presenza non sarà garantita. Il segretario De Carroccio ha fatto sapere di voler rinnovare l'invito al ministro sperando che partecipi e poi ha aggiunto: la Lega non attacca, non fa mai questioni personali. Noi combattiamo le idee sbagliate, le proposte sbagliate. Quella dello Ius Soli non è una proposta sbagliata, è una proposta sbagliatissima. Il dibattito si fa sempre più infuocato dentro al partito tra chi cerca di stemperare e chi invece, come il numero due della Lega Nord, Matteo Salvini, getta benzina sul fuoco invitando a ignorare il ministro per l'integrazione.